Buongiornissimo raga, ben ritrovati e benvenuti in questo nuovo video. Oggi facciamo un video un po' particolare, una news arrivata proprio nelle ultime ore, una news che ha un po' anche dell'incredibile, se lo vogliamo. Infatti l'Italia sarebbe pronta per ospitare il preolimpico 2019 di volley, gli europei 2021 di volley e sempre i mondiali del 2022 del medesimo sport. Perché ragazzi si potrebbe trattare di un record? Perché l'Italia sarebbe che dal 2010 ospiterebbe un mondiale praticamente per ogni edizione. Infatti nel 2010 abbiamo ospitato i mondiali maschili di volley, tra l'altro riospitati quest'anno dall'Italia, e nel 2014 invece siamo stati teatro dei mondiali femminili che appunto si potrebbero ripetere nel 2022, e questo comporterebbe che l'Italia potrebbe appunto ospitare per ben 4 volte di fila una manifestazione importante, e questo si estenderebbe anche a un tris di eventi, ovvero il Gran Galà della FEV, il preolimpico del 2019 e appunto gli europei del 2021. Questo servirebbe a lanciare definitivamente il volley in Italia, che il volley in Italia comunque è uno sport sempre più comune, è uno sport che la gente segue sempre di più e che ovviamente abbiamo rilanciato grazie a un buon mondiale dei maschi arrivato tra le prime 6 del mondo e grazie soprattutto anche al gran mondiale disputato dalle femmine, che sono andate a un passo dall'essere campioni del mondo, si sono arrese soltanto in finale ovviamente alla Serbia. Tra l'altro ho fatto un video, io vi invito a guardarlo. Italia che quindi ha conquistato comunque la medaglia d'argento ai mondiali, e appunto insomma questo tris di eventi servirebbe per lanciare comunque definitivamente in Italia uno sport che si fa sempre più popolare nell'ultimo tempo. A rivelarlo appunto è stato Cattaneo. Ci sarà il 14 di novembre ci saranno a Dubai le due riunioni decisive appunto per l'esito di questi eventi. Insomma sarebbe davvero una manifestazione molto importante per l'Italia, per appunto mandare sempre più in voga, sempre più sulla cresta dell'onda il volley, che comunque è uno sport che negli ultimi anni l'Italia sta seguendo sempre più appunto grazie ai grandi risultati della nazionale italiana, che appunto la nazionale femminile dopo una pessima Olimpiade del 2016 si è rilanciata, così come la nazionale maschile che ha conquistato a sua volta l'argento nel 2016. Quindi speriamo che arrivino questi due eventi, perché insomma darebbe un gran contributo a riportare il volley definitivamente in alto in Italia. Quindi speriamo che riusciamo a portare questo evento, perché comunque l'Italia ha già dimostrato di saperli organizzare molto molto bene questi eventi. Tra l'altro quest'anno il mondiale maschile è stato davvero teatro anche di location, insomma molto molto belle, per esempio il Foro Italico per il debutto dell'Italia, oppure il Mandela Forum di Firenze per le gare del girone, ma anche la bellissima Arena di Milano che ci ha ospitato la seconda fase, come anche per le Final Six a Torino. Insomma speriamo davvero, e perché comunque io ribadisco il mio spirito patriottico, e avere eventi sportivi che comunque ci rendono popolari in tutto il mondo non fa che bene per il nostro paese, anche per appunto guadagnarci in maniera a livello economico, perché comunque sta di fatto che se questi eventi vengono organizzati con serietà, con un certo lavoro dietro, arrivano anche i guadagni successivi. E voi ragazzi lasciate tanti mi piace al video, condividete questo video, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, lasciate un commento qua sotto per sapere che cosa ne pensate, lasciate dislike soltanto se il video intanto se sta inquadrato anche te, bravo, lasciate il mio nonno che è stato inquadrato, lasciate dislike soltanto se il video non vi è piaciuto, ma spiegatemi il perché nei commenti, appunto iscrivetevi, e noi arrivederci ragazzi al prossimo video.